tempo Pietro prese a dire a Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto, ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo che non riceva già ora in questo tempo 100 volte tanto in case, fratelli, sorelle, madri e figli e campi insieme a persecuzioni e la vita eterna nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi». Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Ecco, veramente un bel Vangelo questo che abbiamo ascoltato, bello e impegnativo, perché ci aiuta a capire come si diventa cristiani e cosa succede a uno che è diventato cristiano davvero. Ecco, come si diventa cristiani? Espresso nelle parole di Pietro a Gesù, in quel rigo iniziale del Vangelo di oggi: «Signore, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Diciamo una volta: «Signore, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Ecco, questo racchiude la scelta di fede fondamentale. La scelta di fede è un lasciare tutto di sé come speranza di salvezza, non solo come beni materiali, e affidarsi al Signore, e impegnarsi a vivere in comunione con Lui, secondo la Sua parola. Adesso mi viene una domanda da fare a voi e anche a me. Onestamente, possiamo dire che noi abbiamo fatto questa rinuncia e questa scelta per Gesù? Sì. Ecco, ognuno risponde nel suo cuore, no? Davanti a Dio, a una verifica: «Io, Signore, ho lasciato tutto per te, mi sono fidato di te, mi sono impegnato a vivere secondo il tuo Vangelo». Ecco, così diventiamo cristiani. Poi, giustamente, Pietro, che aveva fatto anche materialmente, fisicamente, questa rinuncia al suo lavoro, alla sua famiglia, al suo paese, ed era andato fisicamente dietro a Gesù in compagnia di lui in questa predicazione itinerante, anche molto povera, bella, affascinante, ma anche molto, diciamo, precaria sicuramente. E a un certo punto fa la domanda: «Va bene, noi abbiamo lasciato tante cose in questo mondo per te, Signore, cosa avremo in cambio?» Gesù non risponde dicendo che non interessatevi della ricompensa, basta che state con me. No, fa una risposta molto, diciamo così, completa, potremmo dire, dove c'è tutta l'indicazione sia del presente dei discepoli sia del loro futuro ultimo. E per il presente dice due cose: «Voi mi avete lasciato casa, padre, madre, fratelli, sorelle, beni, per me riceverete 100 volte tanto su questa terra, in questo tempo, insieme a persecuzioni». Ecco, la risposta completa è fatta di queste due parti, che c'è un centuplo, soprattutto di gioia, di capacità di amare, di certezza del senso della vita, eccetera, cose bellissime, che quegli altri beni che noi avevamo prima non ci potevano dare. Ecco, il centuplo in casa, padre, madre, fratelli e sorelle, non è tanto dal punto di vista fisico, è vero che fisicamente a volte, per esempio io che sono sacerdote da tempo, che ho rinunciato alla mia famiglia e ho lasciato la mia famiglia di origine quando avevo 12 anni, è vero che il Signore mi ha dato veramente più del centuplo in questi rapporti belli con tante persone. Ecco, però il significato profondo non è tanto a livello materiale, ma è a livello del senso, della vita e della gioia.
che viene da questa rinuncia che noi facciamo per il Signore. È verissimo questo, ma voi penso che già un po' l'avete sperimentato, almeno un po', e potete sperimentarlo di più. Ogni volta che noi rinunciamo, una cosa importante, perché padre, madre, fratelli e sorelle sono le cose più grandi che abbiamo nella terra, e veramente il Signore ci dà il centuplo nella pace, nella gioia, nel senso della vita, della nostra missione, nella speranza del futuro. Però Gesù non finisce qui la risposta, aggiunge insieme a persecuzioni, questo è un grande mistero. Perché seguendo Gesù si viene perseguitati quando noi passiamo da una vita quasi intrisa di egoismo e anche di attaccamento alle cose materiali, andiamo dietro a Lui, diventiamo più buoni? E perché ci devono essere le persecuzioni? Ecco, questo è un dramma. Fa parte del disegno della salvezza, che Gesù ripete in noi la sua storia, perché anche noi possiamo concorrere alla salvezza del mondo. Le persecuzioni non solo sono il segno che noi siamo suoi, ma sono anche il segno di una comunità speciale con Lui, di un'alleanza nell'opera della redenzione. E questa è la risposta di Gesù per la vita presente. Ma Gesù non si ferma qua, perché aggiunge qualcosa riguardo al futuro. Voi che avete lasciato tutto per me e vi siete sforzati di seguirmi, avrete la vita eterna. E nella redazione di Matteo dice anche siederete sui troni a giudicare le 12 tribù di Israele, un linguaggio simbolico per indicare la gloria immensa, la felicità perpetua, eterna, piena, che aspetta quelli che seguono Gesù. E delle due parti della risposta di Gesù, quest'ultima è la più importante, perché riguarda la vita senza fine, riguarda la vita piena, riguarda lo svelamento del mistero che è di ciò che avverrà dopo la nostra morte. Ecco, allora adesso tra poco questo Gesù che ha fatto questa promessa verrà qui sull'altare e diventerà nostro cibo e nostra bevanda. E allora il grande incontro sarebbe bello che almeno oggi rinnovassimo questa scelta e dire al Signore: Signore, col tuo aiuto voglio lasciare tutto per te. Diciamo una volta: Signore, col tuo aiuto voglio lasciare tutto per te e voglio il centuplo che hai promesso, sopportando le persecuzioni che tu permetterai nella mia vita. Sopportando le persecuzioni che tu permetterai nella mia vita. E voglio soprattutto una vita eterna felice. E voglio soprattutto una vita eterna felice. Così sia. Così sia. Per me. Per le persone che amo. Per le persone che amo. E per tanti figli lontani. E per tanti figli lontani.